scarpe da campione. Anche però ci correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri di una realtà che dice no. In nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri, risplenderò. La rubrica del podismo a cura di Pino De Gidio e Mario Moretti. Buonasera, ben ritrovati alla rubrica del podismo, sono Pino De Gidio. Mario Moretti, buonasera. Bene Mario, allora come è andata la scorsa settimana? Direi molto bene, molte gare, cominciamo a descriverle. Io comincerei con l'Invernalissima, anche se è una gara che non è, si fa a Bastia Umbra in provincia di Perugia, però la voglio nominare perché in questa gara partecipano molti atleti laziali, infatti erano ben 180 gli atleti laziali che si sono spostati a Bastia Umbra per fare questa gara, che è una gara
storica, perché sono molte, molte edizioni ormai che è in auge, e appunto fa, è una gara che piace molto anche agli atleti laziali. È una mezza maratona, è chiamata invernalissima perché a volte si corre in condizioni atmosferiche piuttosto precarie, dato che stiamo in inverno. Infatti una volta è stata addirittura annullata perché c'è stata una nevicata e non si poteva proprio correre. Per quanto riguarda invece le gare del Lazio, si è corsa a Cerveteri un trial, Caere Vetus Trail, 10 km, partecipanti 151. A Pomezia c'è stata una mezza maratona e un quarto di maratona, quindi due percorsi, la Pomona Run, che ha fatto registrare un totale di 174 partecipanti. Si è svolta una maratona a Latina, la maratona di Latina, la 19ª edizione, e qui i partecipanti sono stati in totale 649, perché oltre alla classica 42 km e 195 metri c'è stato anche un percorso più breve di 10 km. A Villa Vanfili si è corsa la Christmas Run, che è una gara non competitiva, anche qui tre percorsi: 21 km la mezza maratona, 10 km 548 il quarto di maratona, e una gara più breve di 5,7 km. Qui i partecipanti sono stati 1353. Si è corsa a Civitavecchia la Liberty Run Christmas, 10 km con 98 partecipanti. A Roma una Run for Saletta, quindi una gara in beneficenza, 10 km, 133 partecipanti. La beneficenza riguarda i colpiti del terremoto nella zona di Amatrice, Saletta è appunto uno dei centri danneggiati dal terremoto. Infine a Ostia si è corsa la Maratombola. La Maratombola è una gara particolare perché sono 42 km e 195 metri. Hanno partecipato 123 atleti, si corre un circuito e ci sono 90 atleti che hanno un pettorale da 1 a 90 e ogni giro vengono presi come se fossero un'estrazione dei numeri di una tombola. Tra gli spettatori c'è chi può acquistare delle cartelle proprio esattamente come quelle della tombola, e quindi poi ci saranno dei premi per chi fa eterno un bingo amatoriale, via. Quindi diciamo che in totale i partecipanti sono stati 2861. A parte la Christmas Run, vorrei appunto aggiungere qualcosa, perché mi hanno mandato un messaggio in cui il presidente dell'organizzatore, che è Claudio Santini, di questa gara che pur essendo non competitiva riesce a fare numeri proprio notevoli, perché 1353 partecipanti sono parecchi, e hanno raccolto in beneficenza ben 6.425 euro, quindi tra oltre alla quota di iscrizione ci sono stati molti atleti, donazioni che hanno fatto volontari, delle donazioni spontanee. Questi 6.425 atleti verranno interamente devoluti a queste onlus, piccole onlus, l'associazione Acorp Onlus, l'associazione Chiara e Francesco Onlus, l'associazione Mother and Child Foundation e l'associazione Valentina Venanzi No Profit. Infine il messaggio conclude augurando buon Natale e un sereno anno 2017, che faremo poi anche noi in seguito. Certo. Vediamo. Mario, comunque ecco, queste sono cose belle, perché veramente chi ha partecipato sapeva che si partecipava a scopo benefico, e quindi è lodevole poi quello che ha riportato il nostro amico Santini, proprio facendo un resoconto di quello che sono state le entrate, che sicuramente sono andranno oltre almeno 5-6 volte più di quello che magari era la quota di iscrizione. Che perché la quota di iscrizione credo che era intorno ai 10 euro, e quindi partecipanti saranno stati. No, sono stati 1350. 1300, comunque ecco, sarebbero state 1300 euro, insomma. No, dico 13.000 euro, però ecco, tolte le spese organizzative, perché ricordiamo che le spese organizzative sono tante. Dei gadget sicuramente. Le spese organizzative, ecco, gara, premi, gadget, eccetera. È lodevole che 6.425 euro sono state proprio riversate a queste onlus, che magari sono onlus con minori, come ha detto il comunicato,
che a volte magari non ricevono fondi da altre istituzioni o da altre. Certo. Ebbene. Va bene, allora parliamo un po' delle gare di questo fine settimana. Andiamo verso oltre il Natale, il Capodanno. C'è una gara che si corre domani a Gallinaro in provincia di Frosinone, la Curi Gallinaro, si parte alle 17, sono 9 km. Si chiude il 31 con la Winger a Roma, sono due percorsi, 10 km e 5 km non competitivi, partenza da Roma dalle Terme di Caracalla. Poi ci sono due allenamenti di gruppo cosiddetti, un allenamento di gruppo che si fa a Latina e anche qui il ricavato andrà in beneficenza. È una gara che un allenamento più non una gara, diciamo, collettivo. Infatti è chiamata tapasciata proprio perché è una manifestazione, tutti coloro che si allenano praticamente alle Terme di Caracalla si fanno una passeggiata così e poi alla fine scambiarci gli auguri. Alla fine ci sa il solito panettone, il solito spumante per brindare al Natale, quindi l'iscrizione ovviamente è gratuita, non quindi non si paga niente. Chi quindi vuole fare appunto un allenamento la mattina di Natale alle 10 si fa un giro nel centro di Roma rispettando i codici stradali, quindi al semaforo rosso ci si ferma perché non è che c'è una scorta, cioè, certo, quindi non c'è nessuno, quindi è una passeggiata al centro di Roma fra amici, diciamo. Chi partecipa deve stare attento appunto al traffico perché non ci sono tant'è vero controlli. Che non c'è nessun regolamento, una cosa proprio un allenamento così che si fa ormai, questa è la settimo anno che lo fanno, è quello che facciamo pure come Catta Sport al primo dell'anno, che si parte si arriva con la metro al Colosseo, si fa un giro per il centro di Roma così, giusto per fare inaugurare il nuovo anno correndo. Certo. Bene. Mario, diciamo questo, abbiamo detto tutto. Sì. Mario, volevo aggiungere una cosa. Sì, diciamo. Diciamo un resoconto totale delle gare che sono state fatte nell'arco del Per quanto riguarda le gare del Lazio, sono state ben 3.013, quindi 3.013 gare. Che significa? In 12 mesi praticamente circa 25-30 gare al mese, considerando che poi agosto, luglio-agosto se ne fanno di meno. Quindi in media sono praticamente dalle 8 alle 10 gare ogni domenica. Quindi ogni compreso settimana. Quelle anche fuori del Lazio. No, per quanto riguarda poi gli atleti che vanno nelle gare, io ho contato 37 gare, praticamente ho preso in considerazione solo le maratone, mezze maratone nazionali e internazionali come può essere New York, Parigi, Londra, Berlino, e gare nazionali, maratone come Venezia, ovviamente Roma, che fa parte anche del Lazio ovviamente, e poi Napoli, Milano, città diciamo un po' più piccole come Lucca, Pisa, Firenze diciamo ha fatto registrare parecchie partecipanti laziali, questo l'abbiamo detto di volta in volta quando c'era il resoconto delle gare fatte, quindi 37 gare più 3.013, i laziali si può dire che hanno partecipato a 3.050 gare di atleti laziali che hanno diciamo così onorato la partecipazione e il movimento podistico laziale. Bene Mario, allora visto che noi oggi è l'ultima puntata del 2016, poi ci risentiremo con il nuovo anno, direi di citare anche queste gare che stanno sul calendario mariomoretti.it del 2017, di gennaio 2017. Abbiamo a Ostia una non competitiva corsa degli avanzi il primo dell'anno, poi c'è il 6. A proposito della corsa degli avanzi, qui è una gara che credo che si paghi solo 5 euro di iscrizione, forse anche, però si richiede di portare degli avanzi, ma non diciamo in confezione integra ovviamente, certo, c'è un panettone intero, un torrone, e questi qui vengono dati a una